Ulteriore perdita di tempo. Questa la posizione del consigliere di opposizione del comune di Agropoli, consolato Natalino Caccamo, in merito alla conferenza dei capigruppo, convocata per oggi, venerdì 22 febbraio, per discutere della problematica inerente al presidio ospedaliero della città di Agropoli. La nostra posizione rispetto all'ulteriore convocazione della conferenza dei capigruppo la riteniamo un ulteriore impasse, un'ulteriore perdita di tempo sostanziale rispetto a quello che noi abbiamo chiesto già da tempo, che è il Consiglio Comunale monotematico. Abbiamo fatto la commissione consiliare qualche settimana fa e da allora eravamo rimasti dell'intesa di convocarlo nei tempi più celeri possibili, anzi nell'immediatezza, e fummo confortati su questo. Abbiamo trovato sostanzialmente un'ulteriore perdita di tempo, perché è stato convocato prima il direttore generale, poi questo direttore generale, o meglio il commissario straordinario, non è più venuto. Per cui noi oggi siamo a sollecitare questa convocazione, non che sia risolutiva, attenzione, un consiglio comunale monotematico può solo chiarire le posizioni di tutto il consiglio comunale rispetto a questa vicenda dell'ospedale, perché io penso che una grande responsabilità, noi pensiamo che una grande responsabilità sia stata quella di operare il silenzio istituzionale da parte del massimo organo politico del Comune di Agropoli, che doveva salire sulle barricate e sbattere i pugni sul tavolo di fronte a una politica regionale che ha visto Agropoli soccombente. Ricordo che Agropoli è stato l'unico ospedale che poi alla fine è stato chiuso in una rivisitazione generale di tutta la sanità campana, come se la sanità campana fosse salvata dalla chiusura dell'ospedale d'Agropoli. Io credo che sia stata più una schermaglia politica, ma Agropoli non può patire le sofferenze altrui. Quindi pretendiamo la riapertura immediata del nostro ospedale nei tempi più celeri possibili, facendo fede anche a quelle promesse che lor signori hanno fatto anche in campagna elettorale alle comunali, perché non dimentichiamo che sicuramente Caldoro ha chiuso l'ospedale, ma De Luca è venuto a aprile 2017 in piena campagna elettorale per le comunali, è venuto a promettere una riapertura prossima sostanzialmente. Invece prossime erano solo le elezioni comunali, questa amministrazione ha avuto il pieno di voti e i risultati sono sempre gli stessi, scadenti. Quindi cosa ne pensi di questa mancata visita del commissario straordinario dell'ASL Salerno Iervolino presso la struttura ospedaliera di Agropoli? Allora, pesa quanto oggi siamo rispettati dagli organismi sovracomunali. Contiamo zero, perché se avessimo contato qualcosa sicuramente Iervolino sarebbe venuto. Oggi Iervolino non viene perché sa di avere la popolazione contro, di avere buona parte della rappresentanza consigliare agguerrita, difficilmente qualcuno si va a offrire a un ambiente ostile. Quindi noi non vogliamo indugiare, vogliamo andare avanti, pretendiamo a questo punto, è brutto dirlo, ma pretendiamo una riapertura rapida, che sia Iervolino, che sia il presidente De Luca, sia il ministro della sanità. Noi non cerchiamo i responsabili, ma vogliamo assolutamente una presa di posizione netta e chiara della politica locale.